Oggi presentiamo la stagione estate-autunno del Teatro della Tosse. Partiremo con un grande spettacolo, l'Orlando innamorato e furioso, al Parco della Duchessa di Galliera, che sarà un lungo percorso all'interno del bosco della Villa Duchessa in luoghi che non abbiamo mai visto. Poi ci sarà Shakespeare by Night, che girerà varie piazze della Liguria grazie a un progetto della Regione, ma avrà anche, andrà anche in scena ad Aprigale, dove da 32 anni quest'anno facciamo spettacolo, e poi andrà a Cuneo, e poi ci saranno, presenteremo anche alcune anticipazioni della stagione invernale, che si aprirà con un focus sulla danza, come è nostra tradizione ormai da molti anni, e poi chiaramente spettacoli internazionali e nazionali che scoprirete nei nostri calendari. Torneremo con la danza alla nona edizione di Resistere e Creare, una rassegna internazionale di danza diretta dai Ruthless Root, che sono Linda Capetanea e Joseph Fruscek, con In Focus, che andrà dal 6 di ottobre al 15 di ottobre, all'interno del quale vedremo tre spettacoli internazionali di grande rilievo, che sono Mazut, della compagnia Baro de Velle, il nuovo lavoro dei Ruthless, che debutta ad Epidauro a luglio e che si chiama Siope, che significa silenzio in greco, e poi avremo prima replica dopo il debutto del nuovo lavoro di Zappalà, della compagnia Zappalà, che è Cultus. Proseguiremo poi con vari piccoli appuntamenti nel corso di questo focus e arriveremo a dicembre con un lavoro molto importante, che è Sonoma, che è il lavoro della compagnia La Veronal, che è una compagnia spagnola creata da questo giovane coreografo di valenziano, ed è un lavoro dedicato al potere del femminile e anche all'ancestrale, molto molto bello, imperdibile. La nuova stagione è in realtà il proseguo della stagione dell'anno 2023 che noi raccontiamo per anno solare, e abbiamo scelto in questa occasione di presentare sia l'estate che l'autunno, sia per un segno di continuità, nel senso noi siamo un teatro che storicamente non si ferma mai, che in estate lavora sempre, anzi che ha l'attività estiva al centro della propria attività. E poi anche per un senso di continuità rispetto a quella che è la nostra attività di produzione, che è un'attività in cui abbiamo scelto di portare anche in sala in autunno degli spettacoli in cui la relazione con il pubblico è una relazione privilegiata, così come nei nostri spettacoli estivi di teatro fuori dal teatro, itineranti, in cui gli attori recitano a stretto contatto con il pubblico. In estate i titoli che porteremo saranno diversi, però diciamo le nuove produzioni saranno intanto lo spettacolo di Emanuele Conte, Orlando Pazzo d'Amore, che è uno spettacolo che faremo alla Villa Duchessa di Galliera, ispirato all'Orlando Furioso, una riscrittura di Emanuele, che presenteremo per molti giorni, per 24 giorni, dal 5 al 29 di luglio. Questo è uno spettacolo molto particolare, perché in giro per il parco della Villa Duchessa di Galliera, ma non nel giardino all'italiana come facevamo in passato, ma nel parco. In parallelo a questo porteremo in tournée lo spettacolo che proprio l'anno scorso avevamo presentato alla Villa Duchessa di Galliera, cioè Shakespeare by Night, che sarà in quattro borghi dell'entroterra ligure, in collaborazione con la Regione Liguria, con il progetto Le Notti Bianche della Regione, e in questi quattro borghi costruiremo quattro spettacoli diversi, immaginati sempre, pensati sempre per il luogo in cui andremo a presentarlo. Poi lo spettacolo uscirà anche dalla Regione, cioè andrà a Cuneo e verrà portato ad Aprigale, il nostro tradizionale appuntamento ad Aprigale, che quest'anno sarà dal 6 al 16 di agosto, sarà con Shakespeare by Night. Un altro debutto, che è il debutto del nuovo spettacolo della compagnia Berardi Casorari, che è L'Odissea, una riflessione sul presente che parte però dall'Odissea. In scena ci saranno Penelope, Ulisse e Telemaco, insieme a un indovino cieco che guida o forse travisa la loro visione del mondo. In autunno, al centro delle nostre produzioni, ci sarà lo spettacolo I nostri antenati, che è uno spettacolo, un omaggio a Calvino, alla trilogia di Calvino, con una regia di tre registi diversi, cioè Emanuele Conte, Laura Siciniano e Giovanni Ortoleva. Su Voltri non presentiamo ancora tutta la stagione, ma avremo anche qui diamo soltanto due anteprime, e sono i due spettacoli di Gabriella Salvaterra e della Raffaello Sanz con la regia di Chiara Guidi,
sono spettacoli molto particolari. Abbiamo pensato di portare a volte questi spettacoli, che sono spettacoli di prossimità, in cui il pubblico viene invitato a partecipare a un evento come spettatore privilegiato.